Il demonio ha un'unica porta per entrare nell'animo nostro, la volontà. Delle porte segrete non ve ne sono. Nessun peccato è tale se non è stato commesso con la volontà. Quando non c'entra la volontà, non c'entra il peccato, ma debolezza umana. Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Oggi Padre Pio ci vuole aiutare a scoprire quello che è importante per la nostra difesa contro il nemico forte, potente, grande della nostra anima, che è l'avversario. È avversario nostro perché è avversario di Dio. L'angelo ribelle, il demonio, colui che tenta, colui che vuole allontanare l'umanità da Dio. E ognuno di noi deve essere attento a non far entrare nella sua vita, ecco, questo nemico. E Padre Pio ci ricorda che c'è un'unica porta. Ecco, è importante questo, penso, perché tante volte pensiamo che ci siano tante situazioni in cui noi siamo attaccati. E invece Padre Pio ci dice: l'unica porta attraverso la quale il demonio può entrare nella nostra vita e può allontanarci da Dio è la nostra volontà. La nostra volontà. Un dono grande e straordinario di Dio è quella libertà di scelta. È la volontà che ci ha donato Dio perché quello che noi scegliamo possa diventare qualche cosa di meritorio. E allora ecco la vigilanza di essere sempre attenti a tenere ben chiusa questa porta al nemico. Ci ricordiamo anche che, ecco, la porta deve essere sempre rinforzata. Se noi questa volontà la lasciamo per conto suo, oppure tante volte la usiamo per delle cose non buone, anche se ci sembrano piccole, un piccolo foro, una tavola che viene sconnessa, anche qualche altra cosa che si riduce male di questa porta, la rende debole, la rende fragile. E allora, oltre che la preghiera al Signore, no? Di custodire, di fare una bella manutenzione a questa porta della nostra volontà, c'è anche, ecco, quello che è il nostro merito di allenare questa nostra volontà a scegliere sempre quello che è il pensiero e la volontà di Dio. Unite insieme la volontà nostra con la volontà di Dio, diventa veramente una porta che resiste a tutti gli assalti dei nemici. Buona giornata a tutti voi.